Dopo aver fatto cadere la prima tessera del gigantesco domino del crowdfunding, che ha scardinato l'oligopolio delle major e aperto le porte a centinaia di sviluppatori indipendenti, Double Fine e il suo carismatico leader Tim Schafer hanno mosso più di un passo falso. Tutta la cortina di hype abilmente costruita attorno a Broken Age si è sgonfiata come un palloncino alla fatidica ammissione di colpa. I soldi e la forza lavoro sembravano non bastare più per un progetto che aveva accumulato un'ambizione forse eccessiva per i mezzi. E dunque, scusateci se abbiamo promesso troppo, ma con i soldi che ci avete dato riusciremo solo a chiudere un primo episodio, il resto verrà dopo. L'indignazione che è seguita, più che giustificata, ha quasi rischiato di rovinare completamente l'intero progetto. Tuttavia, ora che i piccoli finanziatori privati hanno ricevuto le loro copie di Broken Age, in attesa di un rilascio pubblico il 28 gennaio, una parte di quella fiducia può ancora essere restaurata. Non c'è introduzione agli strani mondi abitati dai due protagonisti di Broken Age, e neppure serve. Le storie parallele di Shay e Vella, lontane eppure così simili, si fanno scoprire senza anticipare nulla. Così comprendiamo che la rassicurante astronave in cui Shay vive, tappezzata di giocattoli e ravvivata da finte missioni di soccorso sempre uguali, è in realtà una prigione e nemmeno troppo dorata. Allo stesso modo, quello che per Vella sembra un grande giorno di festa si rivela in realtà una triste corsa al sacrificio, nel nome del bene della comunità e dell'ipocrisia. Ancora non sappiamo se queste due storie mai si incroceranno davvero, concretamente, ma poco importa, perché una relazione tra esse esiste sin dai primi istanti. Dall'una all'altra si può passare in qualunque momento, mettendo in pausa una storia, magari nel caso in cui la soluzione ad un enigma non si affacci immediatamente, e procedendo con l'altra, a mente più fresca e aperta. E come vale per ogni avventura grafica classica, proprio di ostacoli è fatto il percorso del giocatore, che si troverà a gestire un piccolo inventario, combinando tra loro gli oggetti e utilizzandoli in relazione allo scenario, nel tentativo di raggiungere un preciso scopo. Il game design di Broken Age non riesce nemmeno per un istante a nascondere l'infinita esperienza di chi vi ha messo mano. Double Fine, nata dalle ceneri di LucasArts, riversa in questa avventura grafica tutte le qualità che sin troppo a lungo ha tenuto nascoste chissà dove, e il risultato è sorprendente. Il modo in cui la soluzione ai vari enigmi è suggerita non è mai banale, le ambientazioni sono ricche di dettagli nascosti, i dialoghi ben scritti. Non si lascia troppo spazio all'umorismo né al nonsense, eppure un sorriso qua e là non manca, seppure nel contesto di un'atmosfera sempre vagamente malinconica. Qualcuno potrebbe rimanere sorpreso dalla facilità con cui questa avventura grafica si fa giocare. Rimanere bloccati da un ostacolo, soprattutto per chi ha dimestichezza con il genere, è quasi impossibile. Del resto, gli enigmi cervellotici non hanno mai fatto parte della tradizione di Tim Schafer, e Broken Age sposa senza remore questa logica, lasciando che il giocatore proceda, magari un po' a tentoni, ma senza stop degni di nota. E tali pause nemmeno ci starebbero bene nella delicata messa in scena, che proprio nel suo farsi giocare con relativa leggerezza trova la migliore espressione del genere d'appartenenza. Delicato è proprio il primo aggettivo che ci viene in mente pensando al comparto grafico e artistico di Broken Age. Tra colori pastello, tratti che sembrano disegnati a mano e ambientazione a metà tra l'etereo e il fanciullesco, lo stile colpisce sin da subito, in quanto unico nel suo genere. A tratti minimalista, come nel caso delle animazioni, è pure studiato a fondo in ogni minimo dettaglio. Si fa strada nella memoria sensoriale del giocatore, al punto da risultare, già dopo pochi minuti, parte di un'esperienza più ampia, ancestrale. Lo stesso può dirsi della colonna sonora, che sembra scaturire direttamente dalle immagini, senza tramite, come se fossero gli stessi scenari in qualche modo ad emettere suoni. Il nuovo lavoro di Double Fine è di una bellezza disarmante e mantiene tutte le promesse fatte, tranne ovviamente una. Non è completo, e questo si avverte sia nella durata irrisoria, circa 3 ore complessive, sia nella ferma sensazione che il meglio debba ancora venire. Questo non deve distogliere tuttavia dal valore dell'opera, insito nella sua capacità di rileggere un genere quasi scomparso, perlomeno nella sua forma più pura, in chiave moderna e classica ad un tempo, con pieno successo.